Bene, buongiorno, siamo qui con Enzo Barbi che ci fa vedere la sua meravigliosa grotta dove tiene gli spumanti e ci racconta un paio di cose interessanti sia sulla struttura della grotta che sulla nascita dello spumante metodo classico. Allora, innanzitutto ci troviamo nella grotta sotto la collina di De Cugnano. È una grotta che è molto antica. La prima parte della grotta è stata scavata probabilmente dagli Etruschi, quindi intorno ai 3000 anni fa. Il resto invece l'è stato allargato da mio padre quando ha iniziato a fare il metodo classico a fine anni 70. E una cosa che volevo far vedere innanzitutto è il tipo di terreno della grotta, che qui si vede bene. Ora tento di illuminarlo con la telecamera. Questa è tutta sabbia di mare compressa, tant'è che si vedono anche tanti sedimenti di conchigliette, tanti sedimenti marini che proprio sono caratteristici qui delle nostre zone. E questo non è tufo. Orvieto è rinomata e conosciuta per essere una rocca tufacea. In effetti questa è la rocca tufacea, questa è pietra. Questa roccia, il tufo, invece, viene dalla zona dell'Orvietano, la zona del Viterbese o del Grossetano. Qui non abbiamo tufo, abbiamo questa appunto sabbia marina. Invece per parlare di qualcosa sul metodo classico, il metodo classico di Cugnano nasce nel 78 e nasce sostanzialmente dal legame di mio padre con Brescia, che è la società natale. Brescia in quegli anni, amici iniziavano a aprire le cantine in Franciacorta e anche mio padre desiderava a questo punto, visto che aveva aperto anche la sua cantina, provare anche lui a spumantizzare qualcosa. E così gli venne in mente l'idea di provare a spumantizzare l'Orvieto, tant'è che il primo metodo classico fatto nel 78 era sostanzialmente fatto con Procanico e una piccola parte di Verdello. Bene, ringraziamo allora per queste interessanti notizie e noi adesso andiamo ad assaggiare il risultato.